Ciao a tutti, oggi parliamo di life hacks, ovvero di quelle piccole soluzioni che possono svoltarci un problema. In questo caso parliamo di riparare, ricostruire o creare oggetti, perché quante volte ci è capitato che magari si rompesse una piccola parte di un oggetto e dobbiamo sostituirlo tutto o buttarlo via oppure smettere di usarlo. Ho scoperto questo prodotto che si chiama Kintsugi di Loctite. Kintsugi è una pasta modellabile che una volta applicata rimane flessibile ed è quindi adatta per riparare, ricostruire o creare nuovi oggetti. Questo è molto utile anche perché oggi siamo in un'era in cui si tende a buttare tantissimo o a sostituire rapidamente oggetti, anche se magari sono rotte solo delle piccole parti, e quindi riparare significa anche non soltanto consumare di meno, ma anche aiutare l'ambiente producendo meno rifiuti. Oggi quindi voglio farvi vedere alcuni oggetti che ho riparato, altri di cui ho ricostruito piccole parti e altri che ho creato dal niente. Seguitemi e vediamo i nostri life hacks! Questa è la confezione di Kintsugi all'interno della quale trovate questi tre sacchetti di prodotto. Vediamo come possiamo usare la pasta modellabile Kintsugi per risolvere dei piccoli problemi quotidiani. Che fastidio quando si rompono le cuffie o comunque si iniziano a rompere e dovete smettere di usarle, altrimenti finiscono di rompersi del tutto. Con Kintsugi possiamo ripararle in un attimo. Basta fare un piccolo salsicciotto di pasta e avvolgerlo intorno alla parte danneggiata delle cuffie. Siete anche voi tra quelle persone che tengono chiavi molto simili nello stesso portachiavi e fanno una fatica assurda a distinguerle ogni volta che devono usarle? Ecco un piccolo life hack per riconoscerle immediatamente e renderle anche molto più carine. Vi faccio vedere che la Kintsugi può essere anche tinta, io in questo caso l'ho fatto con delle tempere per ottenere un color grigio e rosa. Non volevo rendere solo le chiavi riconoscibili ma anche divertenti e quindi in questo caso ho scelto tre soggetti che sono tre animaletti. Come primo soggetto ho scelto un gattino bianco. Ho coperto un lato con la pasta bianca e ho rifatto il foro grazie all'aiuto di una matita. Dopodiché ho realizzato le orecchie, con la pasta grigia ho fatto il naso e gli occhi e con la pasta rosa ho aggiunto dei dettagli delle orecchie. Il secondo soggetto è un maialino. Questa volta ho realizzato la base con della pasta rosa e ho fatto i dettagli come il naso e gli occhi con della pasta bianca. L'ultima chiave rappresenta un cagnolino con una macchia nera sull'occhio. Di nuovo la base è bianca mentre i dettagli sono grigi. Allora dunque, la chiave di casa è il gatto, la chiave del garage è il cane e la chiave del cancello è il maialino, giusto? Sì. Anche se rompersi una parte del case del vostro laptop, niente panico, anche questo può essere aggiustato. Ho creato una strisciolina molto sottile di Kintsugi da applicare sul lato della parte rotta e tre palline alla base del laptop dove questa andava rincollata. Voilà, il computer è praticamente come nuovo. Potete realizzare un piccolo portagioielli da zero grazie ad un piattino e alla Kintsugi. In questo caso ho realizzato un portanelli con un cigno dal collo lunghissimo. Avete mai pensato a trasformare un ricordo di infanzia o un oggetto che vi piace particolarmente in un portachiavi? Adesso vi faccio vedere come. Basta formare un anellino di pasta modellabile che applicherete sul prodotto e che allargherete con l'aiuto di una matita. Adesso qualsiasi oggetto può diventare il vostro nuovo portachiavi preferito. Avvertenza, se siete come me buttati i portachiavi ovunque c'è una piccola possibilità che possa staccarsi, in questo caso comunque riapplicare Kintsugi come vedete è facilissimo. Vi faccio vedere come realizzare in un attimo un gancetto divertente per la vostra cucina o per la camera dei bambini, in questo caso ho scelto la forma della frutta, in particolare di una banana.
Ho tinto la pasta con della tempera gialla, ho formato la banana e l'ho appesa al muro con una pallina di kintsugi. Che questo video vi sia piaciuto, lasciatemi un commento e un thumbs up se la risposta è sì. Intanto vi invito anche a seguirmi sulle mie altre piattaforme, cioè sul mio blog, su Facebook, su Instagram, sempre come Ma che davvero. Grazie mille di aver guardato questo video e alla prossima!